Ciao a tutti ragazzi e ragazze, mi vedete truccate esattamente nello stesso modo degli ultimi 5 miliardi di video, però oggi ho deciso di registrare una serie di video uno dopo l'altra, per cui oggi parleremo di top 5, ovvero i miei 5 top e i miei 5 flop delle tinte labbra. Per iniziare subito con le premesse, perché andare a scegliere 5 rossetti top e 5 flop è stato un po' difficile, veramente difficile, anche perché ho messo nei flop proprio i flopponi incredibili e nei top quelli che realmente amo, però purtroppo nei top non sono riuscita a stare proprio nei 5, infatti credo che barerò molto facilmente. Iniziamo quindi con i top e inizio subito alla grande mostrandovi questo liquid lipstick di Too Faced, che è una melted matte. Questa è nella tonalità rossa, ovvero Lady Balls. Questo rossetto liquido a me piace veramente tanto, a prescindere dal packaging che comunque è strepitoso. Magari non l'avrei fatto un po' troppo cicciottello alla fine, perché non si incastra benissimo nei contenitori che contengono i rossetti, ma nonostante questo proprio il packaging è un tutto dire, è veramente rifinito nei minimi dettagli. Inoltre il colore comunque è strepitoso, benché io non sia una grandissima amante del rosso, non lo utilizzi proprio quotidianamente, questo colore è veramente bello, perché è sempre quel rosso che possiede una punta di fucsia all'interno. Questa liquid lipstick mi piace tanto perché, a parte il colore, a parte il fatto che sia veramente un colore pieno, ha un finish sulle labbra che è velluto. Cioè voi non vi sentite la tinta labbra addosso, non vi secca per niente le labbra, resiste tranquillamente, magari si fa lo stacco, ma quello dipende dal pH delle vostre labbra, dipende da tante cose, però comunque su di me regge veramente bene. È proprio quello che mi piace, il fatto che non si sente tanto, non secca le labbra e ha questo finish vellutato che è veramente gradevole anche a vederlo. Eppure è vero che questo comunque costa abbastanza, siamo sui 20 euro, però sicuramente è un rossetto da nominare, perché non lo sento nominare tanto in giro, e quindi è un rossetto che meritava top 5. Invece liquid lipstick che sono nominati, stranominati e che per me hanno il quarto posto in assoluto sono queste, ovvero le Long Lasting Liquid Lipstick. In particolare vi faccio vedere tre colorazioni: la borgogna che mi vedete indossare adesso, la nude che è la 35, spettacolare il nude che amo assolutamente di più, e poi la rosso ciliegia, che è il rosso più bello tra le tinte che ha Wycon. Innanzitutto è uno dei miei rossi preferiti, perché ha proprio sempre quella punta di blu che lo rende veramente speciale. Sapete che ho realizzato anche un video su queste tinte proprio con gli swatch direttamente sul labbra, qui magari vi rimando qui sopra. Sono queste tre tinte labbra, borgogna, nude e rosso ciliegia. A differenza di quelle di Too Faced, sono leggermente meno pigmentate, stratificabili, più sottili sicuramente, e nello stesso tempo molto confortevoli. Anche queste durano veramente tanto, in particolare vi ho fatto vedere proprio queste tre, che secondo me sono quelle più belle, insieme anche alla sangria e alla lampone. E quindi queste tre tinte assolutamente dovevano avere un posto in questa rubrica. Al terzo posto per me c'è lei, ovvero Soft Spoken di NYX, la Liquid Suede. Questa qui, perché per me è strepitosa, non solo per il colore, ma anche per la texture, ma anche per la resa sulle labbra. Anche in questo caso un liquid lipstick che magari non avrà una durata eccelsa, cioè non vi posso dire che questo durerà tranquillamente 10 ore, anche perché su di me non dura quasi niente 10 ore, ma a me ha resistito un pranzo moderato e modesto. Però questa tinta per me, proprio come colore, come texture sulle labbra, come confortevolezza, mi piace veramente tanto. Secondo posto indiscusso è sicuramente l'oro. Quelle delle Cream Lip Stain di Sephora, ve ne faccio vedere solo due in questo caso, che sono quelle che mi piacciono di più, e sono la 24 che io uso sempre, che forse somiglia un po' a Rudolph di Mulac, però ha quel marroncino in più. Sulle mie labbra tira anche un po' più di rosso spento, quindi comunque è un rossetto che per me è molto bello. Mentre l'altra è la numero 21, sicuramente un colore più particolare, più invernale, più smortino, quasi un color stone, quindi un color pietra,
che è veramente particolare. Quindi ovviamente se delle persone che utilizzano rossetti normali e non troppo eccentrici, sicuramente io vi consiglio la 24, come anche la 13, che è la Mauve, anche in quel caso mi piace tantissimo, mentre questo è un po' più particolare, lo ammetto. Però comunque sono delle lip stain che mi piacciono proprio per la texture che hanno, è infatti abbastanza leggera, si stendono con facilità, molto pigmentata, non si sentono proprio sulle labbra e non le seccano tantissimo e durano veramente tanto. Quindi per me queste ad un prezzo di 10,90€ sono assolutamente quelle che preferisco, quelle che mi piacciono di più e che hanno una resa anche bella sulle labbra e durano veramente tanto. L'unica cosa che non mi piace è nel pack, perché trovo che si staccano troppo velocemente, troppo in fretta il tappino dal contenitore, per cui faccio un po' di difficoltà ogni tanto ad aprirle. Nonostante questo, il prodotto è assolutamente il top. Al primo posto già potete immaginare cosa troverete, perché vi ho talmente sfracassato le scatole su Instagram, nelle storie, su YouTube, in ogni video in cui si parlava di rossetti, ed è lei, ovvero Androgyny di Jeffree Star. Per me questa è l'emblema dei liquid lipstick, perché a parte il colore, che comunque è strepitoso, che è questo nude malva, che mi piace veramente tanto e che secondo me assume sfumature diverse secondo le persone, perché provandolo per esempio sulla mia amica, su di lei è molto più tetro, un po' più scuro, mentre su di me tira un po' più di fuori di malva. È un rossetto che a me, nonostante l'odore, perché ammetto che questo odore è in assoluto inodorabile, possiamo definirlo così, è una tinta che la metto lì e lì mi rimane sempre, per sempre. Non è secca, quindi è confortevole, non ve la sentite totalmente sulle labbra, resiste tanto, è bella, proprio bella, e quindi smetterò di elogiarla perché veramente credo di essere diventata un po' pesantuccia e mi piace veramente tanto. Per me questa in assoluto è il numero uno delle liquid lipstick. Come bonus, perché ho voluto dargli le possibilità, sicuramente metto questa di Kiko, che è la numero 121, che apparentemente potrebbe sembrare molto simile ad Androgyny Jeffree Star, in realtà è un po' più violacea, e infatti potete vedere che è questa, e come potete vedere appunto sono leggermente differenti. La metto come bonus perché secondo me è una tinta, anche in questo caso, che dove la metti sta tranquillamente, ma proprio tutto il giorno, resiste anche ad un pranzo, sempre moderato. Perché per esempio un pranzo di mia nonna non resiste assolutamente niente, nemmeno il rossetto più costoso del mondo. Per cui anche questo rossetto mi sento di metterlo tra i top. Però magari posizionarlo in sesta posizione solamente per un motivo, ovvero che inizialmente è appiccicoso, dovete essere un po' pazienti e aspettare che si asciughi, perché una volta che si asciuga quello si fissa e rimane lì proprio immobile. Proprio non lo staccate più nemmeno se lo pregate. Magari è un po' più secco rispetto alle tinte che vi ho fatto vedere qui, diciamo che hanno rubato il podio a questo rossetto, perché forse è un po' più disseccante. Però sinceramente, per quel che riguarda durata, colore, perché no, e anche la resa, questo per me meritava di essere nominato. Così come merita di essere nominata anche la Soft Matte Lip Cream di NYX. Sapete, vi ho realizzato anche in questo caso un video proprio con swatch su labbra, magari ve lo lascio anche in questo caso su, in cui vi facevo vedere tutte queste soft matte, e sapete che ci sono due che mi piacciono, che sono Budapest e Rome, che hanno colori simili. In questo caso questa è la Budapest, liquid lipstick che voi applicate, sta fermo lì, si asciuga, quasi una consistenza come soft spoken, che riuscite a reggere tranquillamente sulle labbra, l'unica cosa è che non dura tantissimo. Per questo ho voluto nominarla come colore, come resa sulle labbra soprattutto, però non ha conquistato il podio. Prima di passare ai flop, volevo mostrarvi due prodotti che secondo me stanno nel limbo, ovvero quei prodotti che non sono né top né floppissimi, ma che meritano di essere nominati. Meritano di essere nominato principalmente perché costano abbastanza. 1. Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick, che è nella colorazione Bachelorette. Il colore è strepitoso, il packaging è strepitoso e la confortevolezza sulle labbra è strepitosa. L'unica cosa che a me non piace di questa tinta è che per costare 20 euro non dura tanto quanto vorrei. Il colore, come potete vedere, è bello acceso, pigmentato già la prima passata. Il pennellino non mi dispiace, forse mi dispiace un po' di più questo applicatore così tanto lungo. Per chi non ha una presa molto facile, una mano molto ferma, non è proprio facile da utilizzare questo tipo di applicatore. La confortevolezza c'è, perché comunque questa tinta non secca tantissimo le labbra,
Però mi sono resa conto che dopo 3-4 orette, soprattutto per me che sono logorroica, soprattutto per me che parlo tantissimo, ma anche se bevo un po' all'interno, questo liquid lipstick se ne va. Per cui, abituata ad altre tinte, magari come le Jeffrey che costano tanto quanto, quindi costano 20 euro, questa tinta mi ha deluso un pochettino. Altro limbo lo conquista questa, la Fetish Mauve di Nabla, che fa parte della collezione Free Domination, ma io credo che abbia la stessa texture, la stessa confortevolezza, la stessa composizione delle altre liquid lipstick e linea permanente. Cosa mi piace di questa tinta? Mi piace il profumo, perché è molto dolce, molto dolcioso, sa molto di cocco. Mi piace l'elasticità della tinta sulle labbra, perché voi non la sentite per niente. Cosa non mi piace? Il fatto che questa non regge tantissimo. Cioè, se io mangio, questa scompare totalmente. Se bevo, inizia a scomparire, inizia ad andarsene all'interno, così come se ne va via, anche se io continuo a parlare. Quindi, sinceramente, per il prezzo che ha rapportato agli ml, è abbastanza costosa, perché viene 14,90, queste tinte non vanno scontate, con 3 ml semplicemente di prodotto. Quindi, sinceramente, 3 ml di questa costano praticamente tanto quanto questa, che sono 6,6 ml, anzi costano sinceramente anche di più. Non sono totalmente flop, però per me non sono nemmeno top. Vediamo adesso al momento crudeltà, ovvero le 5 tinte labbra che a me non piacciono. Il primo floppone, perché la tinta labbra su cui ho speso più soldi, ovvero la bellezza di 24,90 euro, è questa di MAC. Il colore è strepitoso, lo sapete quanto io adoro il viola, sapete quanto mi piaccia questa tonalità di viola e come io credo che mi stia anche abbastanza bene. Però questa tinta labbra di MAC secca troppo le labbra, le secca e si va a sgretolare, non regge ad una cena, non regge a un pranzo, non regge in maniera decente a un pranzo, nonostante i colori siano veramente belli, perché ci sono una serie di nude che mi piacciono veramente tanto e sono molto sulle mie corde, però nonostante questo a me la texture non mi fa impazzire. Altro problema di texture, questa è ancora peggiore delle altre, è questa di La Splash, la famosissima Ghoulish. C'è stato un periodo in passato dove questa Ghoulish era veramente famosissima, una delle tinte labbra più conosciute. Sicuramente questa è stata formulata prima rispetto all'ondata di liquid lipstick che ci sono recentemente, ed è questo colore. È un colore un po' smortino, un colore abbastanza cadaverico, che tende a spegnere molto l'incarnato, però nonostante il colore a me comunque piaccia, la caratteristica che a me non fa impazzire sta nel fatto che non è elastica. Differenza per esempio di quella di Nabla, che basta che voi muoviate le labbra, comunque segue l'andamento delle labbra, di stiramento e tiramento di labbra, questa invece no, tende a spaccarsi, per cui se voi andate poi ad allargare il vostro sorriso, vi trovate proprio tutte le righette delle vostre labbra e la tinta spaccata. Quindi non solo è secca, non solo non ha magari una resa altissima, non ha una durata altissima, ma ha questa caratteristica che sinceramente a me non piace. Questo comunque è un colore nude, per cui non voglio immaginare le altre colorazioni. Altra tinta ultra secca e ultra deludente, perché anche in questo caso proprio era famosissima sul web come dupe di un rossetto MAC in particolare, ed è questa, la Wycon Cosmic Kisses. Questa ancora le trovate in commercio e se non erro sono anche sconto, di occhio, ed è la Sangria Jealousy, la numero 06. Il colore è fenomenale, il colore è veramente bello, l'unico problema che io riscontro con questa tinta è che non regge, si va a sgretolare alla velocità della luce, si va a sgretolare anche se non faccio niente, soprattutto o le caratteristiche sono state due, o si va appunto ad accumulare sui bordi, poi si va a asciugare e quindi la trovate tutta qui che viaggia e se ne va via, oppure la trovate proprio sgretolata sia nella rima inferiore che in quella superiore, e sinceramente nonostante il colore sia bellissimo, questa caratteristica a me non piace. Perché posso accettare che il rossetto liquido se ne vada leggermente se io mangio o se io bevo, anche se non è proprio tanto ammissibile, però una tinta che se ne va via se io non faccio niente, semplicemente parlo, sinceramente per me è inammissibile, quindi per me è un no in assoluto. Vediamo ad altri due prodotti un po' meno conosciuti e un revertino storico che non so nemmeno se sia presente in commercio. Il primo prodotto che vi mostro è questa liquid lipstick di Flormar. Flormar è un brand che non si conosce tantissimo, anche perché non è tanto diffuso. Qui c'era lo stand a Catania, ma poi è scomparso via nel nulla, però so che a Palermo ancora c'è, forse anche a Bologna. Comunque, in ogni caso, questa che è una lip lacquer extreme, dicono loro, nella colorazione rossa.
quelle caratteristiche che io odio follemente nei liquid lipstick, ovvero è molto molto cremosa e rimane lucida, questa non si asciuga totalmente, voi la andate ad applicare e circa un'oretta dopo, forse anche mezz'oretta dopo, ve la ritrovate tutta nelle righette verticali e se ne va via dove vuole lei, per cui sinceramente questa, se la vedete, se ancora è presente in commercio non ho assolutamente idea, da questa proprio scappate gambe levate. Altro prodotto che ha lo stesso problema è questo, ovvero il Rimmel Apocalypse. Quando io lo acquistai, parte il fatto che non ci usavano tantissimo questi rossetti liquidi, quindi è stato uno dei primi forse ad essere presenti sul mercato, vi sto parlando di circa 5 anni fa, quando io lo utilizzai per la prima volta, ne ero entusiasta, lo utilizzavo sempre, adesso andandolo a ripescare, ogni tanto lo vado a ripescare, questo è il classico rossetto liquido, che non si asciuga, rimane quindi leggermente lucido, comunque si opacizza un pochettino, però il problema è che essendo lucido, rimanendo lucido, anche questo se ne va nelle pieghette. Nonostante questo il colore era veramente veramente bello, comunque pigmentato, però il fatto che questo se ne vada dove vuole lui non mi assicura assolutamente la possibilità di poterlo utilizzare quando sono in giro, perché ho veramente paura nel trovarmi come Joker. Quindi con questi rossetti vi chiudo totalmente il video. Vi ho lasciato ovviamente con la mare in bocca parlandovi di tutti questi flop. Fatemi sapere qual è la prossima categoria che volete vedere qui sul canale. E quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!